E il buon gusto e l'armonia non è un determinato tipo di colore o la forma o adattato all'età. Non c'è un look per l'età, deve essere nell'insieme tutto consono. Deve essere tutto come un gioco. Io personalmente posso tanto uscire truccata di casa come posso anche. Non mi sento giudicata. Non mi interessa il giudizio altrui. Posso decidere di uscire con in truccata come posso decidere di uscire struccata. La pelle, come si sa, è un organo. Il dermatologo è più un vostro amico o un nemico? Ci stiamo lavorando, perché è molto più semplice fare una prescrizione e mandare in farmacia che invece rendere più importante il ruolo dell'estetista, l'estetista che però fa la differenza. È questo che è stato sempre quello a cui ambivo, fare la differenza, diventare un punto di riferimento per le mie clienti. Sei entrata sicuramente in questi anni in tante vite. Tantissime. Le hai proprio individuate, potremmo dire, quasi con la lente di ingrandimento, perché in genere le persone è come se smontassero, no? È bellissimo, guarda, il mio Le rapporto loro con. difese. Sì, il rapporto che si instaura con le clienti è qualcosa di veramente il senso della vita, perché comunque loro raccontano con i loro inestetismi, raccontano con quello che portano sulla loro pelle, quello che hanno, che vivono, la loro vita. Perché tutto ciò che noi viviamo, noi è trasparente per chi ne sa cogliere tutte le sfumature. E anche i cambiamenti, perché io ho delle clienti fidelizzate che mi seguono da anni. Quindi ho potuto cogliere tutte le evoluzioni, i cambiamenti che hanno avuto. Ho avuto clienti che si sono sposate, hanno avuto gravidanze e che oggi mi portano le loro figlie. Quindi ho visto tutti i vari passaggi della loro vita. Parliamo anche dell'equilibrio interiore, quanto conta per l'aspetto e la bellezza. Si parte sempre da un'unità psicofisica, da un Sì, benessere è per questo che il mio che lavoro. coinvolge anche la mente. La mia filosofia di lavoro è quella di personalizzare, mai rivolgere le stesse attenzioni a un'altra cliente alla stessa maniera. Può capitare, ma il mio intento è quella di capire la persona che ho di fronte, cosa vuole, cosa si aspetta da me e trovare un giusto compromesso. C'è qualcosa che ti chiedono che tu considereresti o hai considerato o potresti considerare immorale che non faresti? Che non farei, no, più che immorale, no, perché non mi sento di giudicare la morale altrui, però ci sono delle cose a volte che mi sorprendono, tipo per esempio delle mamme che accompagnano delle figlie giovanissime e le impongono di fare determinati trattamenti che magari io non ritengo opportuno fare in un'età così piccola, la vedo come una forzatura e come un qualcosa che sono le mamme a volerlo, ma non le figlie. E questo non lo trovo giusto, perché ogni cosa ha il suo tempo, deve essere un'esigenza della persona a voler fare un determinato trattamento, quale può essere una ricostruzione di unghia o un'epilazione del labbro superiore. In quel caso cosa fai allora? Io cerco di deviare, di deviare la cliente, di spostare le sue attenzioni su altro, cerco di farle capire che deve essere la ragazza ad avere questa esigenza e che non deve essere priorità della mamma, che
che in quel caso lo accompagna. Le ragazze di oggi, io non faccio altro che ripeterle, ma perché ti trucchi così tanto che già la giovinezza è mezza bellezza? Ci sono donne che fanno e non fanno delle cose perché il proprio uomo magari non è d'accordo. Ad esempio, mi è capitato, cioè, la moda dell'estetica va a periodi. C'è il periodo dell'extension ciglia. Allora, se una donna ha voglia di provare questo trattamento, perché farsi condizionare dal proprio uomo? È necessario dirglielo? Tanto non se ne accorgerebbe neanche. Le donne amplificano molto il proprio seno, aumentano addirittura a volte di colpo di 3-4 taglie. Tu cosa ne pensi? E lo fanno per un uomo di solito. Maria Pia, è varia. L'argomento è molto vario perché bisogna vedere quanto questa insicurezza influisce sulla vita di una donna. Può essere il seno, come può essere delle labbra, come può essere il botox al muscolo corrugatore del sopracciglio, come può essere la ricostruzione delle unghie, sempre, perenne. Ogni donna nasconde queste insicurezze. Estetica e oncologia, due parole che possono andare d'accordo. È un settore molto importante, molto delicato, che ti coinvolge davvero. Ma non è solo la questione del tumore al seno o della cicatrice. Anche avere le varie problematiche che comportano le terapie sono varie, sono veramente varie. E secondo me ogni estetista dovrebbe avere la giusta conoscenza, cioè ci dovrebbe essere molta più conoscenza, perché oggi non ancora si sa di cosa si occupa un estetista apeo, un estetista capace di occuparsi di terapie oncologiche. Non c'è ancora questa conoscenza. Ci sono dei trattamenti che vanno evitati e questo è fondamentale. Anche conoscere i nostri limiti rispetto a quelli medici. Sapere il momento dove noi non possiamo intervenire, dove è meglio non intervenire. Oppure consigliare determinati prodotti più adatti piuttosto che altri. E cosa si prova ad avere un'attività così impegnativa che coinvolge e condiziona davvero la qualità della vita? Ho visto e vedo ancora tutt'oggi delle donne che combattono. E la malattia a volte si può dire guarita dopo che passano i 5 anni. E quindi le ho viste di donne che hanno combattuto. Perciò questo è anche un messaggio positivo, che non bisogna mai abbattersi. Anzi, bisogna fare delle difficoltà opportunità, perché sicuramente quello che ho potuto vedere è che si rinasce. Dopo una malattia si rinasce non meglio, non peggio, si nasce persone diverse e questo è molto interessante. Anche perché allora magari si ha voglia proprio di ricambiare il proprio aspetto. Esatto, esatto. Si rivaluta ogni centimetro di pelle, diventa tutto più prezioso. Perché le donne sono quasi tutte spietate nel giudicare la bellezza propria, ma soprattutto nel giudicarsi tra loro? Beh, guarda, proprio spietate no, non direi spietate, però c'è questo,
quest'occhio critico, perché viviamo in un mondo dove sì, tutti appariamo, si dà molta importanza all'immagine. Quelle che diciamo mi danno un tocco di leggerezza sono le signore anziane che vengono dalla casa di riposo. E sono spassose, loro ti fanno ridere. Sono loro che ti fanno ridere perché io mi trovo di fronte a delle persone che hanno un vissuto particolarissimo, bellissimo, però loro vengono qui e ci fanno ridere perché si prendono in giro da sole, scherzano. Ci fanno regali, portano libri, delle immagini di santi, qualsiasi cosa pur di ringraziarci di quel poco di attenzione che noi le diamo. E nella tua vita fuori da qui, quanto spazio c'è proprio per te stessa? Allora, è poca il tempo che della mia vita fuori da qui, però è sicuro che me lo cerco perché ci tengo molto. La nostra salute è un patrimonio. E il nostro benessere va custodito.